È una cosa proprio che fa bene alla salute il cinema. Uno dovrebbe andare in farmacia e prendere 5 mg di 8,5, due bustine della Dolce Vita, 15 gocce del Gattopardo. È come sempre un ciclone inesauribile Roberto Benigni, che tra poco sarà premiato con un David speciale, parlando questa mattina a nome di tutti i candidati al prestigioso premio davanti al presidente Mattarella. Io sono il portavoce del partito del cinema, del PC, di questo partito del cinema italiano. Ma al di là delle battute, il discorso di Benigni si riferisce anche ad altro: una legge di sistema approvata dal ministro Franceschini, ma di cui non sono ancora pienamente operativi i decreti attuativi, il calo dei biglietti in sala, la concorrenza della TV, ma Benigni non demorde. Cita Papa Ratzinger. Se manca un po' di gioia, come ha detto Papa Benedetto XVI, se non c'è un po' d'allegrezza, non c'è nemmeno lo Spirito Santo, ha detto. Quindi vogliamo stare qui senza Spirito Santo, sarebbe il colmo. Propone una legge elettorale. Avrei fatto magari anch'io una nuova legge elettorale come il Mattarellum, il Benignellum, sarebbe stato pure bellissimo. Parla di legalità. Tra l'altro è entrata in vigore l'ora legale, una delle poche cose legali rimaste in Italia, meno male che... Richiama Rossellini, Fellini, rivendica come il cinema ci abbia insegnato a guardare. Niente può far sì che il cinema possa morire, è la cosa più grande del mondo. Gli fa ecco il presidente Mattarella, citando l'indimenticabile La vita è bella, battute, sequenze che hanno fatto di più di qualunque discorso o celebrazione. La conferma che il cinema resta un settore prezioso per la società e per la cultura del nostro paese.